Ciao a tutti, ciao amici, ciao amiche, come state? Io sto bene, sono qui sotto perché ho già messo in postazione il computer per riprendere gli esercizi che faremo sul materassino. L'obiettivo di questi video sono gli arti inferiori e i glutei. Ero un po' incerta se continuare il lavoro sull'obliquo interno, però se per chi mi segue magari dare, diciamo, un'alternanza al lavoro penso che faccia molto bene. Per cui la settimana scorsa abbiamo allenato l'obliquo esterno, anche se in realtà, come sapete, non è possibile isolare e lavorare unicamente un muscolo, ma porre il focus e un po' più di attenzione per la cosiddetta attivazione muscolare, ovvero sentire un muscolo al di là dell'intensità, proprio sentirlo in quella che è la sua funzione. E quindi adesso andiamo avanti con l'allenamento degli arti inferiori e dei glutei. Lo faremo attraverso diversi video, anche qui un video di seguito all'altro formerà la playlist che darà, se guardato tutto insieme, il senso della lezione. Bene, allora ci prepariamo innanzitutto supini, quindi sdraiatevi. Ah, scusate, vedete alle mie spalle, me ne sono accorta adesso, non ho anticipato che utilizzeremo una fascetta, meglio ancora se un loop. Comunque con una fascetta basta farci un nodo e diventa loop, una pallina non completamente gonfia e un bel peso. Questo è da 4 kg, se non erro. No, da 3, quello da 4 chissà dove è finito. Comunque almeno 3 kg, d'accordo? Mettiamoci innanzitutto giù, sdraiate, supini, pancia in su, quindi diamo un riscaldamento iniziale, giusto per concentrarci e portare l'attenzione nel corpo. Qui braccia lungo i fianchi, fate aderire bene la schiena al pavimento, lasciando un filino d'aria sotto l'area cervicale e sotto l'area lombare. Vi invito, se questo fosse il primo video che vedete del mio canale, se non avete mai sentito parlare di powerhouse, di respirazione, eccetera, andate un po' indietro nei video che ho fatto perché parlo proprio interamente della powerhouse. Adesso, quando dico powerhouse, lo do per concetto già appreso, perché in realtà è molto lungo da apprendere, molto, come si dice, articolato. Per cui cortesemente andate a guardare il video per poter sfruttare meglio questi video. Anche ciò, tutto ciò che riguarda la posizione supina, come rimanere supini in una posizione corretta, soprattutto anche per l'area cervicale. Quindi andate un po' a ritroso a ricercare questi video se fossero i primi che vedete. Ora, braccia lungo i fianchi, allineamento della colonna in posizione neutra, quindi un filo d'aria deve passare sotto la cervicale, sotto la lombare, sentite solidi gli appoggi. Entrate bene, allungate bene le braccia come se voleste andare a toccare con le dita i talloni, ma il risultato è che sentite le spalle scendere dalle orecchie, il collo allungarsi, le scapole entrare bene nella schiena. Fate una leggerissima pressione di tutto il braccio, dalla spalla al palmo della mano verso il basso, senza alterare la forma della schiena e gli appoggi. Inspirate profondamente, espandendo la gabbia toracica in tutte le direzioni, di lato, dietro, inevitabilmente in avanti. Quando inspirate, sentite le costole che vanno proprio contro l'interno delle braccia, che restano solide e ben appoggiate. Fuori l'aria, attivazione della powerhouse, quindi dal pavimento pelvico, contrazione ascendente degli addominali, dal basso verso l'alto e andate a rinforzare bene tutto il girovita che darà sostegno al vostro tratto lombare. Inspiro, espando bene la gabbia toracica in tutte le direzioni e nel fuori l'aria attivazione della powerhouse. Un terzo respiro e fuori l'aria bene. Portiamo le ginocchia al petto, teniamo le mani sopra le ginocchia e ora pensate, pur di tenere ferma la testa e le spalle proprio nel medesimo punto, e di camminare con i glutei in avanti, come per creare spazio proprio nella colonna vertebrale, come dei piccoli passi.
passettini. Appoggio un piede, appoggio l'altro. Ora faremo il contrario. Fisso il punto fisso il sacro, ben piantato, con le mani dietro la nuca che agevolano l'esercizio di preparazione. Pensate di fare la stessa cosa con l'occipite, che è l'osso qua basso della nuca, che va a sporgere un po'. Andate proprio lontano dal sacro, fate anche qui come dei piccoli passettini, date il senso di allungamento della colonna, d'accordo? Ripetiamo qualche respiro, sentite che con questa piccola preparazione già qualcosa è cambiato, c'è un senso di sollievo nella schiena. Confermate? Fate tre respiri belli abbondanti, espandete bene la gabbia toracica. Attenzione che quando muoviamo le costole si articolano con le vertebre dietro, quindi andiamo già a fare un lavorino anche sulla nostra schiena inevitabilmente. Inspiro, espando. E fuori l'aria, attivazione della powerhouse e fate attenzione a mantenere la neutralità della colonna, malgrado le contrazioni muscolari che tenderebbero invece a farvi appiattire la schiena a terra. A questo punto iniziamo con l'esercizio molto semplice ma sempre molto efficace di bridge. Inspirando spingete il bacino verso l'alto senza divergere i femori e le ginocchia e nel fuori l'aria scendete ma non appoggiate completamente il bacino a terra. I dettagli dell'esercizio, i piedi. Non dovete finire né sull'esterno né sull'interno del piede. Facciamo qualche ripetizione con l'attenzione agli appoggi proprio dei piedi. Ben piantati, aprite le dita, sentite tutto il contorno del piede e date, come dire, una lievissima tensione dei talloni verso le spalle, come se voleste risucchiare in su i talloni. Questo permette di tenere una posizione proprio corretta anche in dinamica. Le gambe, attenzione alle ginocchia, quello che ho detto prima, non divergete i femori e le ginocchia, continuate con la respirazione con un ritmo abbastanza lento. Perché lento? Perché ci deve dare il tempo di pensare e di mettere insieme un po' tutti questi dettagli. Dettaglio, detto per ultimo, ma non ultimo in importanza, sono tutti importanti insieme perché devono integrarsi insieme. Chiaramente io devo dare un ordine e un elenco alle cose che dico. La schiena deve essere, come dire, un unico pezzo che si solleva. Mi piace utilizzare la parola proprio table, utilizzate la schiena se, cioè come fosse una tavola. Lo sollevate, arrivate alla posizione di bridge dove allineate il segmento femore con il segmento tronco. Sentite, adesso ho perso un po' col conto, ma secondo me a 15 ci siamo arrivate. Sentite l'attivazione dei glutei e della parte posteriore delle cosce. Se poi mettete insieme tutte le indicazioni che vi ho dato, vi assicuro che sentite un pochino anche le braccia, sentite davvero anche lavorare gli addominali, perché gli addominali vi lavorano inevitabilmente in forma isometrica per mantenere la forma corretta a table della schiena. Ok? Siamo, direi, a 20 ripetizioni. Abbassiamo il bacino, allontaniamo un pochino i piedi dai glutei, anche li separiamo, allontano le braccia un po' e porta entrambe le ginocchia da un lato e dall'altro. Se per caso abbiamo creato un po' di tensione nell'area lombare, con questo semplice esercizio eseguito in maniera morbida e delicata, assolutamente andate a togliere queste tensioni. Lo potete eseguire 3 volte per lato, alternato, senza forzare, rilassate proprio. E torno in asse, rientro con le braccia lungo i fianchi, rientro con un pochino con i piedi e a questo punto unisco i piedi al centro. Non unite i malleoli, lasciateli staccati. Quello che sentite toccare tra di loro i piedi sono le nocche proprio dell'alluce, ok? Degli alluci. Piantate bene i piedi, riallineate la colonna, braccia lungo i fianchi, di nuovo sollevo il bacino nella posizione di bridge e scendo. Quando scendo non appoggio completamente, ma sfioro il pavimento, in modo da rendere sempre costante il lavoro, ok? Sollevo inspirando e fuori l'aria scendo
Anche qui attenzione ai piedi, ben piantati. I talloni hanno anche qui un effetto quasi di risucchio verso le spalle, in modo da sentire di più lavorare anche il posteriore delle cosce. Mentre salite, pensate con le ginocchia di andare in avanti. Questo permette di creare quegli spazi per cui è possibile far lavorare bene anche la schiena, di mantenerla a table. Altrimenti, per l'effetto proprio anche solo ponderale della gravità, il corpo viene spinto in su e si ha la sensazione di andare tutti un po' all'indietro. Invece, tirate i talloni verso i glutei, spingete un po' in avanti, tirate diciamo in avanti le ginocchia mentre salite e sentirete più comoda e confortevole la posizione della parte alta del tronco e al tempo stesso più intenso l'esercizio per arti inferiori e glutei. Ok? Anche qui ci siamo una ventina di ripetizioni, chiaramente non riesco a parlare e spiegare, comunque penso che a 20 ci siamo assolutamente arrivati. Separa un po' l'appoggio dei piedi, allontana un po' le braccia dal corpo, sciogli la schiena, nel caso aveste sentito un po' di tensione nell'area lombare, esattamente come abbiamo fatto prima, andiamo a sciogliere un po'. Perfetto. Rientro un po' con i piedi, rientro con le braccia lungo il corpo, lascio questa volta i piedi separati. Prepariamoci con il bacino sollevato e a questo punto ci rimane l'appoggio monopodalico. Ok, quindi preparo la gamba sinistra sollevata, lasciate pure il ginocchio un poco flesso perché scommetto che sentite un bel lavorino qui dietro, non andiamo a forzare subito la distensione. E lavoriamo solo con la gamba destra in appoggio. Allora, quando si lavora solo con un arto, qual è la difficoltà? Quella di mantenere il bacino allo stesso livello, alla stessa altezza. In questo caso l'anca sinistra tende a scendere, quindi è qui la vostra attenzione, per cui il lavoro non è solo, e scommetto che lo sentite, nell'area posteriore della coscia e del gluteo, ma c'è anche un intenso lavoro di stabilizzazione per mantenere il bacino pari. Direi che qui è sufficiente eseguire 10 ripetizioni e cambiare arto. Prepariamoci sollevando prima il bacino con tutti e due i piedi in appoggio, solleva la gamba destra ma mantieni semiflessa la gamba e solleva 10 volte il bacino. 1. Tutte le attenzioni dette prima, il tallone sinistro tira un po' indietro verso la spalla, mentre salgo il ginocchio va un pochino in avanti, mantieni la schiena proprio dritta come una tavola, ok? E il bacino allineato sul piano orizzontale. Inspiro, sollevo, espiro, scendo. Inspiro, sollevo, espiro, scendo. 8. Forza, ancora 2. Si sente quando c'è solo una gamba che lavora perché ha tutto il carico inevitabilmente da sopportare. Porto entrambe le ginocchia al petto, tiro un pochino le ginocchia al petto, abbasso i piedi alla larghezza del bacino, allontano un po' le braccia dal corpo e inserisci l'esercizio defaticante per la schiena nel caso l'avessimo un po' attivata. Lo eseguiamo 6 volte in tutto, 3 a destra, 3 a sinistra, alternando un lato e l'altro. Perfetto. Benissimo ragazzi, ora ci mettiamo sdraiati sempre sul materassino, ma ci giriamo a pancia in giù. Per girarsi potete spostarvi come ho fatto io, lombricando un pochino lateralmente, stendete braccio destro e gamba destra e rotolate sul vostro addome. Ora, io resterò chiaramente su con la testa e con le spalle perché mi possiate sentire meglio, altrimenti potete assolutamente rimanere con mano su mano, fronte sul dorso delle mani. Se vi dà fastidio essere proprio a ridosso del pavimento, girate la testa da un lato, ricordatevi magari di girare non sempre dallo stesso lato, ma girate un po' di qua e un po' di là per dare sempre un po' di simmetria all'allenamento. Ora, ci servirà la pallina. La pallina la andiamo a sistemare tra le ginocchia, più verso le cosce, ok? Quindi io resterò sui gomiti, voi rimanete giù, o rimanete sui gomiti anche voi se preferite.
La cosa importante è che dobbiamo attivare innanzitutto la powerhouse e il controllo posturale in una posizione che tende a inarcare chiaramente la schiena, la portiamo in estensione. Quindi prima di tutto, se già questa posizione vi dà per qualunque motivo noia alla schiena, sospendete e proseguite o con il prossimo o ripetete quello precedente, ok? Ora, attivate la powerhouse da prone, quindi portate proprio il girovita attorno, a stringersi attorno alla vostra colonna vertebrale, puntate leggermente il pube contro il pavimento e pensate che invece l'osso sacro scivoli nella direzione dei talloni. Imprimete un inizio di retroversione, ma veramente è proprio il primo passaggino. Questo per evitare di perdere completamente il controllo e lasciare che la schiena vada in iperlordosi. La posizione neutra ci interessa, l'iperlordosi in questo momento assolutamente no. Quindi a questo punto pallina, la sentite bene tra le ginocchia verso le cosce, sollevatela un po' se è troppo bassa. Sollevate le gambe di pochi centimetri, attenzione che viene un po' la tentazione di andare in extra rotazione. Lavoriamo con le ginocchia proprio rivolte verso l'interno, verso il basso. Si ha l'impressione che siano intraruotate, in realtà sono solamente in parallelo, ok? Ora andremo a fare dei piccoli bounce con la pallina, come se fossero, per chi ha già fatto qualche esercizio di Pilates, gli 100. Conteremo 5 bounce inspirando e 5 bounce espirando, abbastanza rapidi, senza lasciare che la pallina crei un rimbalzo, ok, che destabilizzi. Siete voi che dovete proprio stringere e mollare poco la pallina, ok? Quindi inspiro 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, inspira, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, inspiro, espando la gabbia toracica, espiro, riattivo con più intensità la powerhouse, le gambe sono sollevate di qualche centimetro da terra, powerhouse sempre attiva, forza, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, ancora due respiri profondi, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, ultimo, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e stop, fantastico. Scommetto che avete sentito lavorare la parte posteriore delle cosce e in parte anche il gluteo e la parte esterna del gluteo. Bene, ora cerchiamo di lavorare con la fascetta, quindi inseriamo entrambe le gambe, entrambi i piedi all'interno del loop e ci riposizioniamo prone pancia in giù. Come prima io resto elevata perché magari sentite meglio la mia voce, ok? Voi potete rimanere con la testa in appoggio, d'accordo? E ripetiamo l'esercizio di prima, quindi ancora 100, fantastico, però tirando verso l'esterno. Quindi lavoreremo, sentiremo di più il lavoro anche sull'esterno delle cosce, oltre che sui glutei, ok? Quindi se siete come me sui gomiti, respingete bene l'appoggio, sostenete l'addome. E partiamo, solleviamo le gambe di pochi centimetri, inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, continua a tenere il loop in tensione, non mollare mai, inspira 1, 2, 3, 4, 5, sospendi solo se hai la schiena che ti fa male un po', mi raccomando, fate attenzione, inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, forza che mancano ancora 3 cicli completi, inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, ultimi, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e
riposo. Fantastico. Sciogliete un attimino la posizione, andate a sedervi per compensare sui talloni in modo da distendere la schiena se eventualmente l'avessimo un po' caricata con la posizione. Cercate di stare proprio ben seduti sui talloni, di tirarvi invece meno in avanti con le braccia e con le mani. Bene, a questo punto torniamo sdraiati proni e utilizzeremo il peso nel cavo popliteo. Fate in modo che ci sia una buona presa, ok? Mani a terra, fronte sul dorso delle mani. Vediamo se così riuscite comunque a sentire che parlo, così la posizione che faccio io è più fedele a quella che fate anche voi. Solleva di poco il ginocchio da terra. Sentite che se sollevate la gamba sinistra tende a schiacciarsi di più giù il fianco sinistro. Per stabilizzare la posizione cercate di compensare schiacciando giù il fianco opposto e andiamo a disegnare con il ginocchio sospeso dei piccoli cerchi. 1, 2, 3, 4, cambia il giro. 1, 2, 3, 4, cambia il giro. 1, 2, 3, 4, cambia il giro. 1, 2, 3, 4, 5, fermi al centro, in alto 10 bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, schiaccia giù il fianco opposto. 7, 8, 9, 10 e piano piano stendo la gamba, lascio cadere il peso e torno nella posizione di compenso per la schiena, allungandomi. Lo eseguiamo insieme dall'altra parte, ci mettiamo sdraiate, prone, con il pesetto nel cavo popliteo della gamba destra. Faccio una presa in modo tale da sentire abbastanza solido la presa del pesetto. Io mi metto così magari sentite meglio. Posizione neutra corretta, questa prima. Solleva il ginocchio destro di pochi centimetri da terra, ma schiaccia giù il fianco opposto. Esegui dei piccoli cerchiolini. 1, 2, 3, 4, cambia il giro. 1, 2, 3, 4, 5, ancora dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, cambia il giro. 1, schiaccia giù il fianco opposto. 2, 3, 4, forza, 10 bounce in alto, 1 dal gluteo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riposo, stendo, lascio cadere gentilmente il pesetto a terra e anche da questa parte andiamo a compensare con la posizione di allungo. Fantastico, quindi abbiamo lavorato da proni, da supini, ci manca la posizione sul fianco. Sdraiatevi sul vostro fianco, diamo alternanza alla gamba, sono sdraiata sul fianco destro per lavorare con la gamba sinistra. Mi appoggio sul gomito, gambe inizialmente in linea, le sollevo entrambe ed eseguo un piccolo passettino in avanti. Fletti i piedi in modo da creare un po' più di stabilità, solleva la gamba sinistra, allinea la gamba sinistra al tronco, il tronco è in posizione neutra, andate un po' in cerca della posizione neutra sul fianco dei precedenti video, altrimenti non riesco più a finire questo, anca su anca, spalla su spalla è un po' più difficile perché siamo sul gomito, ma tenete solido e forte il girovita e un po' d'aria deve passare sotto al fianco destro. La mano può rimanere in appoggio, porto la gamba in linea, strizza i glutei e disegna dei piccoli cerchi. 1, 2, 3, la gamba di sotto è ben ancorata a terra, come se volesse schiacciare verso il basso. 6, 7, 8, 9, fai l'altro giro, dai glutei, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Prendi il pesetto, posizionalo tenendolo in mano per dare un po' di stabilità al pesetto che altrimenti vi cade. Posiziono verso il ginocchio, piede flex, gamba in allungamento, ovvero con il tallone pensate di andare a toccare un punto lontano, sentite subito la connessione con il tronco e la posizione neutra. Sollevo inspirando, fuori l'aria, power out, scendo piano. Attenzione che non dovete sollevare poi così tanto, altrimenti andate a perdere la posizione corretta del tronco. E vi assicuro che anche pochi gradi di movimento con almeno 3 kg assolutamente si vanno a sentire sull'esterno delle cosce. E scendo, inspira, fuori l'aria, scendi. Inspira e fuori l'aria, scendi. Inspira, allunga e powerhouse, forza, andate a ripassare un po' di powerhouse quando, se non avete mai sentito parlare di questa parola, non avete mai sentito questa parola, oppure se un giorno siete stanchi e volete più ragionare, fare esercizi semplici, sono meno faticosi in termini di intensità muscolare, ma diciamo intensi a livello di concentrazione. Fatti 10, lasciamo il pesetto da parte, flettete il ginocchio e andate con il pugno a lavorare l'area che non vi devo neanche dire quale, perché scommetto che la state sentendo. Fantastico, quindi a questo punto ci giriamo dall'altra parte, per più che altro per non fissare troppo la posizione, altrimenti il collo dopo un po' vi dà noia. Da questa parte anche ci mettiamo quindi sul gomito sinistro, posizione neutra del tronco. Solleva le gambe, sposta le entrambe di poco più avanti per dare un po' di stabilità alla posizione. Risolleva la gamba destra, allungala, ritrova il neutro sul lato. La mano a destra sta a terra, la gamba praticamente sparisce dal vostro campo visivo. Adesso ciò mi sposto io un po' più avanti, altrimenti vado contro il divano. Da qui allunga bene, strizza entrambi i glutei, spingi la gamba sinistra quasi verso terra e dai glutei disegna dei piccoli cerchietti, come se voleste allungare sempre e sempre di più la gamba. 1, 2, mantieni i glutei contratti, 3, 4, 5, 6, il ginocchio deve proprio guardare avanti, 7, 8, 9, fai l'altro giro dal gluteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afferra il pesetto, posizionalo sull'esterno della coscia verso il ginocchio, fletti la caviglia del piede destro, allunga, pensa dal tallone di allungare la linea della gamba, inspiro, sollevo senza alterare la posizione neutra del tronco. Quindi inspiro, sollevo, fuori l'aria, rinnovo il concetto della powerhouse. Inspiro, sollevo e fuori l'aria, scendo. Inspiro, su e fuori l'aria, scendo. Inspiro, su e fuori l'aria, powerhouse. Con la mano sinistra che sostiene la testa, date il senso di allungare la colonna attraverso il collo, un piccolo input di autoallungamento del collo. Ne eseguiamo ancora 4, inspiro, sollevo, fuori l'aria, powerhouse, allunga il collo, allunga la gamba, in e fuori l'aria, forza, ancora 2, inspiro, su e fuori l'aria, giù, ancora 1, inspiro, su e fuori l'aria, giù. Scendo, faccio scendere il pesetto, fletto la gamba e vado a lavorare, a defaticare un pochino a pugno chiuso, picchiettando l'area di gluteo ed esterno coscia. Molto bene ragazzi, proseguiamo adesso, interrompo un attimino questo video, mi avvicino, vi saluto ovviamente, vi invito, eccoci qua. Vi invito a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, condividete, iscrivetemi, grazie innanzitutto per chi mi ha scritto e ai nuovi iscritti, ho detto tutto? Bene, continuiamo allora con il prossimo video, sempre su glutei e arti inferiori, a prestissimo!